droga e armi, vasta operazione dei carabinieri arrivata fino a Cerveteri, numerosi gli arresti eseguiti. Oceanario e acqua termale alla Marina è l'idea di Pietro Tidei, illustrata nel corso della presentazione di Civitavecchia Expo. Il sindaco finanzieranno i privati. Rugby, il Consiglio federale comunica al CRC che non sarà ripescato in Serie B. I civitavecchiesi quindi ripartiranno dalla Serie C. Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione delle ore 13.45. Apriamo subito con la droga. Dalle prime luci dell'alba i carabinieri della compagnia di Ronciglione stanno notificando ordinanze di custodia cautelare a carico di 12 persone, responsabili a vario titolo di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi da fuoco e furto, componenti di un sodalizio criminale operante nei comuni di Veiano, Manzana, Bracciano e Cerveteri. Circa 100 carabinieri stanno eseguendo decine di perquisizioni ad abitazioni ed esercizi commerciali con l'ausilio di unità cinofile per la ricerca di droga e di armi nei confronti degli arrestati e di altri indagati tra le province di Roma e Viterbo. L'attività investigativa, iniziata nel dicembre 2011, è stata coordinata dalla dottoressa Paola Conti della Procura della Repubblica di Viterbo e ha consentito di fare luce su una organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti dalla commissione di furti nella provincia di Viterbo. Un oceanario e una vasca di acqua termale alla Marina, l'idea del sindaco Tidei, illustrata nel corso della presentazione di Civitavecchia Expo, la fiera campionaria del Made in Lazio, un'idea sulla quale il primo cittadino per il momento non si sbilancia, mentre si attende la riunione con la soprintendenza per cercare di trovare una soluzione all'interruzione dei lavori a Piazza degli Eventi. Sentiamo il servizio. Realizzare un oceanario proprio sul mare a spese di privati con una vasca di acqua termale alla Marina. È l'idea del sindaco Pietro Tidei, illustrata nel corso della presentazione di Civitavecchia Expo, la fiera campionaria del Made in Lazio, che punta ad assicurare agli espositori presenti l'opportunità di promozione e contatto con il pubblico attraverso un allestimento elegante e funzionale dal 25 al 29 luglio. L'idea del sindaco, che ricalca tanto quella del suo predecessore Gianni Moscherini, secondo indiscrezioni avrebbe già trovato i primi consensi, seppure dal pincio preferiscono essere cauti. Se non altro per via di precedenti storie che raccontano di progetti faraonici, pubblicizzati e mai realizzati. Il problema maggiore riguarda il trasferimento in centro dell'acqua termale, tanto che lo stesso primo cittadino su questo aspetto ha mostrato cautela, limitandosi ad affermare "ci proviamo". In settimana, sempre per quanto riguarda la Marina, dovrebbe tenersi un incontro con la soprintendenza per trovare il modo di sbloccare i lavori alla Marina. Sul caso Medio Tirreno e il pignoramento di 1,8 milioni di euro da parte di Civitavecchia nei confronti di Santa Marinella per l'acqua fornita dal Consorzio Pace è stata finalmente fatta. Santa Marinella ha infatti deciso di pagare il suo debito. Proseguono le attività degli operai del Pincio della ditta Menfi sul depuratore cittadino per ripristinarne la funzionalità dopo lo sversamento di idrocarburi nella fognatura cittadina. Allo stesso tempo vanno avanti le indagini della Capitaneria di Porto per chiarire la vicenda. Il sindaco Pietro Tidei ha fatto appello agli agenti di polizia locale per rispondere alle esigenze della città, soprattutto in questo periodo estivo. Questa mattina si è svolto un incontro tra il primo cittadino, l'assessore alla viabilità Sergio Serpenti, il comandante dei vigili Remo Fontana ed alcuni agenti, non tutti in realtà, tanto che il sindaco ha chiesto l'elenco degli assenti non giustificati. Le richieste del primo cittadino sono quelle già avanzate da giorni, in particolare quella del prolungamento dell'orario di lavoro almeno fino all'una di notte per garantire una presenza costante nei luoghi della movida cittadina, almeno fino a fine agosto. La sicurezza è un'esigenza fondamentale per la città, ha spiegato Tidei, e naturalmente va portata avanti in sinergia e collaborazione con le altre forze dell'ordine. Positivi dal Pincio. Al termine dell'incontro non è stato raggiunto un preciso accordo, anche se a quanto pare la disponibilità sarebbe stata in parte manifestata. Lunedì, ha spiegato però il comandante Fontana, si terrà un incontro con le forze sindacali per verificare la situazione. Vedremo chi e in quanti dimostreranno collaborazione. Nonostante il progetto sia pronto, nonostante la necessità di una sede idonea, il Pincio non sarebbe intenzionato ad affidare Fiumaretta alla protezione civile, come chiesto da tempo.
quanto piuttosto ai servizi sociali. Intanto il gruppo locale, in collaborazione con i colleghi del comprensorio, va avanti nella programmazione delle attività, come sentiamo in questo servizio. Il COI, il Centro Operativo Intercomunale della Protezione Civile, cerca casa. È pronto ormai da tempo il progetto per il centro polifunzionale con Civitavecchia a capofila, individuato a Fiumaretta. Ma a quanto pare la nuova amministrazione comunale non avrebbe intenzione di concedere l'area alla Protezione Civile, ma di metterla invece a disposizione dei servizi sociali. Eppure tutti i comuni del comprensorio, come hanno sottolineato questa mattina nel corso di un convegno sulla pianificazione congiunta e di compiti dei comuni in caso di emergenza, sono concordi nell'individuare Civitavecchia come capofila del COI con il centro polifunzionale proprio a Fiumaretta. Un'area, ha spiegato il coordinatore dell'unità di crisi Valentino Arillo, inserita in un contesto strategico accanto al porto e alle principali arterie. Anche la prefettura l'aveva giudicata ideale per poter ospitare un simile centro. Presente al convegno anche Piero Moscardini, ex dirigente della Protezione Civile Nazionale, attuale sindaco di Vallinfreda, oltre al comandante della Polizia Locale Remo Fontana e rappresentanti dei comuni e dei gruppi di protezione civile del comprensorio. È stata sottolineata la necessità di corsi di formazione per dipendenti comunali, essenziali in caso di emergenza, ma anche la collaborazione e la sinergia tra enti e gruppi, la pianificazione, la formazione, le esercitazioni e soprattutto la firma di una convenzione dove ogni comune, ha sottolineato Moscardini, deve dire quanto mette a disposizione nel capitolo di bilancio per la protezione civile. Convenzione che deve essere stilata, portata nei vari consigli comunali, sottoscritta dai sindaci ed approvata al più presto. È ancora polemica sulla frasca il Terminal Asia, dopo il botta e risposta tra il consigliere PDL Dimitri Vitali e l'assessore all'ambiente Roberta Galletta. Ad intervenire sulla vicenda il Partito Democratico, che puntualizza la costa della frasca, oltre l'impianto della centrale Enel, non sarà interessata dalla costruzione di nessun terminal container, considerando che in quella zona da anni vi è posto il vincolo di sito di interesse comunitario e considerando che nel programma del candidato sindaco del centro-sinistra Pietro Tidei si punta allo sviluppo del traffico container nell'area portuale, banchina polifunzionale, banchina petroli e banchina containers, come scritto a pagina 47 del programma elettorale del candidato sindaco Tidei, dove per area portuale si intende quella che attualmente finisce prima dell'impianto energetico della centrale elettrica Enel. E dal Partito Democratico invitano il consigliere Vitali a non cogliere esasperatamente ogni possibilità di polemica con l'attuale governo della città, ma comprenda quanto è necessario invece realizzare intese che non ostacolino nuove opportunità di lavoro e che anzi le promuovano nel senso di una ragionevolezza delle idee e dei progetti. Tidei celebra il nulla e continua sulle note di una campagna elettorale. Questo è il commento del consigliere d'opposizione Daniele Perello, riferito alla conferenza stampa del sindaco sui suoi primi 50 giorni di amministrazione. Ricorda quel progetto sul multisala che giace ancora presso l'ufficio urbanistico. Intervento di salvataggio ieri pomeriggio a Tarquinia per le moto d'acqua dei vigili del fuoco. Un bambino è stato sottratto dalle onde e dalle correnti e riportato a riva sano e salvo. Anche a Montalto di Castro i pompieri sono intervenuti per salvare un bagnante in difficoltà. Spending review: la provincia di Viterbo rischia di essere inghiottita dal nuovo decreto del governo Monti, con 321.000 abitanti e 3.612 km² di superficie. La provincia di Viterbo possiede infatti uno solo dei due parametri fissati ieri dal Consiglio dei Ministri nell'ambito del piano di riordino delle province: 350.000 abitanti e più di 2.500 km di territorio. La Tuscia si colloca quindi in una sorta di limbo: o si accorpa con altri comuni oppure scompare. Torna così d'attualità l'ipotesi di accorpare Viterbo e Civitavecchia, in quella che qualche anno fa si immaginava come la provincia dell'Etruria. Un'ipotesi, quella della provincia bipolare, già discussa nei primi anni 90, quando la città portuale aspirava a diventare capoluogo ed era in discussione la nuova legge sulle autonomie locali. La provincia dell'Etruria supererebbe i 500.000 abitanti ed avrebbe un litorale considerevole da Civitavecchia a Pescia Romana, attraverso Tarquinia e Montalto di Castro. Soprattutto, spiegano gli esperti della Tuscia, avrebbe il porto crocieristico più importante del Mediterraneo, che ambisce anche a conquistare il primato nel traffico merci. La provincia dell'Etruria conserverebbe inoltre tutte le peculiarità dell'attuale provincia di Viterbo, aumentando però il suo peso politico amministrativo. Resta da vedere, dicono dalla Tuscia, se Civitavecchia è pronta a recidere il cordone ombelicale che la Lega ha a Roma. Ad indurla a farlo potrebbe essere la costituzione dell'area metropolitana della capitale, come impone la revisione della spesa.
Il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, annuncia l'avvio di altri cantieri in città. Sono stati infatti assegnati lavori per riqualificazione di tre importanti aree verdi a Cerenova. Si sta procedendo con la formalizzazione degli atti di affidamento per il parco giochi di via Borsellino a Cerveteri. A Cerenova previsti interventi sulle aree verdi di via dei Tirreni, via Perusia e Largo Barbato. L'importo totale di questi lavori, spiega Andrea Mundula, assessore all'organizzazione e tutela del territorio, è di 261.986 euro, ed è stato affidato all'azienda Fittoflora SocCoop con sede a Roma. Un altro grande progetto è quello per il rifacimento del parco giochi di via Borsellino a Cerveteri, un'area molto ampia situata in una zona ad alta densità di popolazione. Ad aggiudicarsi l'appalto è stata la ditta Anselmi Raniero per un importo pari a 37.000 euro. Questi interventi, spiega Pascucci, sono delle prime risposte per la riqualificazione di Marina di Cerveteri. È nostra intenzione cambiare radicalmente in meglio il volto della città. L'amministrazione comunale di Santa Marinella comunica ai cittadini delle zone interessate dall'ordinanza di una potabilità dell'acqua che è disponibile il servizio di autobotte a domicilio. Per fare richiesta di acqua potabile, contattare la segreteria del sindaco al numero 0766671513 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 13:30, il martedì e il giovedì dalle 15:30 alle 17:30, indicando il numero civico ed il nominativo del richiedente. Il servizio resterà attivo fin quando non sarà revocata l'ordinanza. Le zone interessate sono via Colfiorito, Poggio Bella Vista, Colle dell'Ara, via della Selciata, via Ancelle, della Visitazione, località Le Cesi e zona Campo Sportivo. Passiamo allo sport. Rugby sarà una delle poche squadre della città a non poter usufruire del ripescaggio nella categoria superiore. La formazione di rugby maschile del CRC, infatti, dopo la retrocessione patita dalla Serie B, sarà costretta a ripartire dalla Serie C. Questo quanto deciso dal Consiglio federale dopo la domanda di ripescaggio presentata dal club di Patron Nastasi, in attesa di definire il nome del nuovo allenatore in seguito alla conclusione del rapporto con Mazzarini. La novità è rappresentata da Giampiero Granatelli, ex allenatore anche della nazionale femminile, che collaborerà per quanto riguarda il settore giovanile. Soddisfazioni per il piccolo René Almans, tennista nato nel 2001, che ha vinto il secondo torneo della stagione a Prato del Mare, battendo in finale il collega Josef Moscati. Atletico, colpo di mercato per la formazione di calcio a 5 femminile dell'Atletico. I gialloblu, infatti, per la prossima stagione hanno acquistato a titolo definitivo dalla Lazio le prestazioni di Giada Scano, già nella seconda parte dello scorso campionato in forza ai Civitavecchiesi e risultata la miglior marcatrice della serie. Di questa era l'ultima notizia, non ci sono ulteriori segnalazioni, a me non resta che augurarvi la felice prosecuzione con i programmi di Provincia TV. Grazie e buon proseguimento.